Salve a tutti, io sono Francesco e lui è Diego. Oggi introdurremo un concetto molto interessante, la pressione. Visto questo, cos'è la pressione, Andrea? La pressione Non lo sai. La pressione è il rapporto tra la forza perpendicolare e la superficie su cui agisce. Capito? Ok, faccio una domanda. Se la superficie raddoppia, cosa succederà alla pressione? Raddoppio? No, è sbagliato. Adesso te lo dimostrerò con un semplicissimo esperimento, con il letto del fakiro. Allora, il letto del fakiro è un supporto costruito appositamente da un falegname che conta 250 chiodi in questa parte e 250 chiodi nella parte opposta. È spesso utilizzato nelle rappresentazioni per mostrare l'argomento della pressione che, se dimezza o raddoppia, dato che è inversamente proporzionale alla superficie, cambia il risultato in conseguenza di questo rapporto. Adesso Tommaso salirà sul letto del fakiro. Senti dolore? No. Ecco, Tommaso non sente dolore perché la pressione del suo corpo è distribuita equamente su una superficie molto ampia di chiodi. Scendo, grazie. Ora proveremo questo esperimento con Tommaso che si distenderà su questo letto di chiodi. Ti puoi distendere, Tommaso? Tommaso, senti più dolore adesso o prima? Prima. Lui sente meno dolore perché il suo corpo si è disteso in una superficie maggiore di quella rispetto a prima. E ora esageriamo mettendoli sopra addirittura un banco. In questo caso, Tommaso non sentirà probabilmente dolore, ora proviamo con una persona addirittura sopra. Tommaso, senti dolore? No. Magico! No Riccardo, questa non è magia, ma soltanto un'applicazione pratica del principio Pascal, che dice che esercitando una forza sull'apertura della bottiglia, la pressione esercitata rimane alterata per tutti i punti del fluido. Sapendo che il rapporto tra la superficie piccola e quella grande è di 1 a 10, quindi dando un colpo molto forte alla superficie più piccola, la forza che viene sprigionata si moltiplica per 10 volte, quindi si riesce a far rompere il fondo della bottiglia. Adesso eseguiremo l'esperimento con un contenitore pieno d'acqua e un cartoncino. Vai Tommaso. L'acqua non cade. Wow! Ma questo era un esperimento con un piccolo contenitore, quindi la capienza del recipiente era molto piccola. Adesso faremo la stessa prova con una bottiglia però molto più grande. Vai Tommaso. Nemmeno con la bottiglia è caduto, però noi possiamo usare molto di più. Guarda Tommaso, adesso ti do questo pezzetto di carta. Mettilo sulla damigiana e vediamo se anche se con questa damigiana arriva sulla acqua cade. Ok. Ragazzi, vi spiego che l'acqua non è caduta solamente perché la pressione atmosferica spinge dal basso verso l'alto. E quindi non conta la capienza del recipiente con cui l'acqua viene spinta in basso, bensì l'altezza. Infatti l'acqua non sarebbe caduta fino a un'altezza di circa 10,3 metri. Ora vi faremo vedere un altro esperimento. Abbiamo preso questi due libri e abbiamo fatto in modo che ogni pagina coincida con una pagina dell'altro libro. Come potete ben vedere, tra i due libri non c'è assolutamente nulla e abbiamo legato uno spago ad un libro e un altro spago a un altro libro. Abbiamo legato poi successivamente uno spago al motorino di Mirko e un altro spago all'app di un nostro collega. E ora vi faremo vedere se la pressione atmosferica riuscirà a mantenere un limite di questo video.